Ben ritrovati ad una nuova puntata di Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Difensore civico, l'Aula approva l'attività svolta nel 2022. Ultima seduta dell'anno del Parlamento scolastico, 18 i progetti messi in campo. Presentato in Consiglio regionale il premio Aquila d'Oro. 52 autori per 52 donne, a Palazzo del Pegaso il libro Le Immaginate. Approvata in Consiglio regionale attraverso una risoluzione l'attività svolta dal difensore civico regionale nel 2022. La risoluzione è passata con 21 voti a favore, PD e Italia Viva, e 11 contrari, Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani. Ad illustrare l'atto, in aula, il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale. Sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio allo strascico derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico. Sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità, un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Due altri aspetti centrali sono stati evidenziati, che anche nel 2022 hanno caratterizzato l'attività del difensore civico: da una parte la partecipazione alle commissioni miste conciliative istituite presso le aziende sanitarie del territorio toscano e finalizzate a dirimere i contenziosi tra i cittadini e le istituzioni in ambito sanitario, e dall'altra parte la partecipazione del difensore civico attraverso i propri funzionari all'organismo di conciliazione istituito presso l'autorità idrica toscana, accreditato da ARERA, che si occupa invece delle controversie dei cittadini con il gestore del servizio idrico. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati, dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta e un'interlocuzione. Quindi un elemento e un giudizio positivo che prosegue l'esperienza del passato, ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso avanzare la proposta di Lucia Annibali quale nuovo difensore civico della Toscana. Fratelli d'Italia e Lega spiegano la loro contrarietà al voto della risoluzione. Noi veniamo da un anno in cui il difensore civico non ha fatto assolutamente niente, dopo in passato qualcosa aveva fatto, ricordo ancora le denunce in aula del collega Stella sugli aperitivi costosissimi per inaugurare i sedi in giro per la Toscana. Lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente, perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo 4 mesi di lavoro per andare a fare altro, per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico, e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto, facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si dimette perché va a fare altro, e per 9 mesi la regione toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione. Personalmente ritengo che la figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante, tratta della tutela dei diritti dei toscani. Però se andiamo bene a vedere, purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante, in particolare per l'ordinamento finanziario.
in materia sanitaria i ricorsi sui servizi pubblici. E questo perché? Perché il centro-sinistra con le proprie divisioni ha fatto perdere veramente troppo tempo. Per nove mesi è mancata questa figura ai toscani. E noi siamo stati molto critici che le divisioni all'interno del centro-sinistra abbiano fatto mancare questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto, ma certo il 2022, questi nove mesi sono stati veramente tanti. È suonata l'ultima campanella anche per il Parlamento regionale degli studenti. 18 i progetti messi in campo nel corso dell'intenso percorso affrontato. Oggi è l'ultima seduta della legislatura del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che vede con la fine dell'anno scolastico anche la fine della legislatura, appunto. Sono stati tanti gli incontri e gli eventi che abbiamo portato a termine quest'anno, fra i più importanti la visita di una delegazione del Parlamento a Bruxelles, alle sedi del Parlamento europeo, per conoscerne il funzionamento. Non solo, anche un evento portato a termine contro la violenza psicofisica negli sport, e fra gli incontri che più ci sono rimasti nel cuore di sicuro l'incontro con Vera Vigevani Jarak, ovvero una madre e una donna che è scappata dall'Italia durante il periodo dell'Olocausto e che anni dopo ha visto scomparire la figlia fra i desaparecidos. È stato un anno pieno di emozioni, un anno pieno di incontri che ci porteremo per sempre nel cuore, e sicuramente è stato un anno molto formativo per tutti noi. Taglia il traguardo della terza edizione il premio Aquila d'Oro, riconoscimento della città di Arezzo ai valori dello sport. L'evento, promosso dalla Ginnastica Petrarca in sinergia con il Comune di Arezzo e con il CONI, è in programma martedì 11 luglio a partire dalle 21:15 alla Fortezza Medicea. Protagoniste le storie virtuose di atleti e di personalità della società civile che con la loro azione hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair play. L'iniziativa è stata presentata in Consiglio regionale. Il premio nasce nei progetti, nelle idee, in piena pandemia, quando ci chiedevamo come poter dare un contributo allo sport per ripartire. Il premio è un espediente, un mezzo, la finalità è quello di valorizzare tante storie di sport, magari poco conosciute. E il dispiacere di non poterne valorizzare tutte quelle che il comitato organizzatore si trova a raccontare, a raccogliere. Questo è il premio dell'Aquila d'Oro. Quello che possiamo dire è che il premio speciale che l'anno scorso è stato consegnato nelle mani di Sara Simeoni, che è stato chiamato il valore nel successo, perché ricordiamo che questo è un premio dedicato ai valori dello sport, quest'anno sarà consegnato a Daniele Bennati, commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo su Strada. Un premio importante, l'11 di luglio ad Arezzo proveremo a raccontare attraverso le immagini, le parole, l'esempio, l'impegno, quanto è importante lo sport. Lo sport è un modo per aggregare, lo sport è un modo per raccontare valori belli e positivi. Il premio Aquila d'Oro ha questo significato: mandare un messaggio positivo, mandare un messaggio di speranza, mandare un messaggio di positività. Allora è bello che oggi siamo qui in Consiglio regionale a poter presentare questo momento. Ringrazio la Presidente De Robertis per aver voluto che si svolgesse qui in Consiglio regionale questa presentazione, e speriamo davvero che questo premio possa crescere e possa mandare ancora più messaggi di speranza e di positività alle ragazze e ragazzi toscani. Arezzo, per quanta attività sportiva fa, si merita iniziative come questa, una valorizzazione di tante persone che si impegnano, volontari, sono davvero tanti i momenti di sport. La Ginnastica Petrarca è un'istituzione, ha visto tra le sue fila persone che si sono affermate, ma soprattutto ha visto crescere la voglia di stare insieme di tanti bambini e di tante bambine. Io, un'esperienza che ho vissuto da assessore allo sport, mi fa piacere. Ringrazio la Petrarca, ringrazio il Comune d'Arezzo, ringrazio il CONI che quest'anno vogliono onorare una persona che da poco è mancata, Giorgio Cerbai, che è stato sarà compianto, credo, Presidente del CONI, che credeva moltissimo in un'attività sportiva di base, e il fare questi premi, ricordarlo anche attraverso la figura di Daniele Bennati, significa vivere un giorno in una normalità che però parla tutti i giorni di sport, di inclusione e di socialità. La terza edizione del premio Aquila d'Oro ci vede anche quest'anno
impegnati con gli amici della ginnastica Petrarca nell'organizzazione di questo evento che sta prendendo sempre più campo, sta avendo una risonanza sempre più ampia. All'interno del premio c'è una sezione dedicata al CONI, nello specifico andiamo a valorizzare quelli che sono i giovani emergenti dello sport aretino. Da quest'anno abbiamo abbinato questa sezione alla memoria di Giorgio Cerbai, che per oltre 30 anni è stato l'anima del movimento sportivo aretino, e quindi abbiamo ritenuto doveroso intitolare a lui questa sezione proprio in virtù di quei valori dedicati allo sport giovanile che lui ha sempre perseguito. La terza edizione di questo premio, voluto fortemente anche dal Comune di Arezzo, quindi organizzato insieme alla Ginnastica Petrarca, che ringrazio, e alla Fondazione Guido d'Arezzo, e quindi Cultura e Sport e Amministrazione Comunale insieme per questo premio, che premia sì i valori dello sport ma anche della società civile, perché i valori dello sport sono quelli della vita di tutti i giorni. Con questo premio vogliamo ancora una volta dimostrarlo, e oltre ai premiati saranno anche momenti molto interessanti con spettacolo, comicità, quindi davvero grazie all'organizzazione per portare in questa serata d'estate, sperando che il tempo sia meglio di questi giorni, un bellissimo evento nella nostra città. Abbiamo insieme al delegato del Comune di Arezzo, Alberto Melis, sollecitato anche di creare un premio alla memoria di Giorgio Cerbai, che per 30 anni è stato prima presidente e poi delegato del CONI di Arezzo, una persona veramente eccezionale che ha coniugato veramente il mondo dello sport insieme a quello della scuola e che sicuramente ha lasciato una traccia indelebile negli sportivi e in tutta la cittadinanza di Arezzo. È stato presentato all'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso il volume Le Immaginate, curato da Cristina Gatti e Nicoletta Manetti, edizioni Il Foglio, che propone le storie di 52 eroine della letteratura, del cinema e delle arti raccontate da 52 autori diversi, con i disegni dell'artista Enrico Guerrini. Siamo veramente molto orgogliose di portare questo progetto, che è stato un progetto molto laborioso, perché ha coinvolto tantissimi autori di diverse penne. È un progetto che fa seguito a un precedente progetto al femminile delle Sconfinate, che era un progetto un po' più limitato, di soli 15 autori. Stavolta si parla addirittura di 52 autori, stavolta sono personaggi creati da artisti, sì, che danno loro voce, a cui gli autori danno voce. Ecco. Il tema principale è proprio il fatto che certi personaggi letterari o cinematografici o dell'arte, dopo essere stati creati, vivono un po' di vita propria, e nell'immaginario di ciascuno di noi sono un po' nostri amici e ci sentiamo di poter dialogare con loro e dargli voce in qualche modo autonomamente, e possono ancora aver da dire qualche cosa. Donne, personaggi femminili di cui si perde anche l'origine della mitologia, ad esempio Circe, Medea, Medusa, grandi cattive della storia, fino a personaggi anche dei film d'animazione o anche delle serie televisive, del cinema, per non passando attraverso a tutta la letteratura, quindi letteratura, teatro, possiamo trovare, che posso dire, sul cinema pseudomoderno degli anni 60, Colazione da Tiffany, ne parlo perché l'ho scritto io, così non faccio un torto a nessuno, e la protagonista interpretata da Audrey Hepburn nel film omonimo, Colazione da Tiffany, si chiama Holly Golightly, e lei acquista in questo mio testo una voce diversa da quella originale, diciamo. 52 figure di donne che hanno popolato l'immaginario di tutti noi, donne della letteratura, del cinema, dell'opera, dello spettacolo, donne dei pensieri, delle favole, perché in realtà immaginare è rappresentare, è anche vedere, non è soltanto immaginare ciò che non esiste, e queste donne rappresentano e fanno vedere caratteri di un femminile che esiste e anche quando non esiste è.
anche quando non esiste in carne e ossa, è nella nostra, nel nostro DNA sociale. E quindi molto merito a loro che hanno saputo, con questo filo originale, raccontare il femminile della storia, della letteratura, e quindi il femminile che è stato e che può essere anche per il futuro. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache Commenti torna la prossima settimana.